Questa volta Fiumalbo non è stato visitato dai ladri, ma dagli artisti, se così possiamo chiamarli. Artisti, sì, ma di scarsa qualità, che si sono divertiti ad imbrattare pareti del comune di Fiumalbo, delle nostre abitazioni. Abbiamo appena visto Piazza Umberto I, il borghetto. Siamo qui al tunnel di Fiumalbo, nella parete del garage del comune. Ed ancora al condominio tunnel, altri graffiti. Non poteva certo mancare la piazza Yolanda, questo fabbricato della CNA, e ancora proseguendo lungo la stessa strada troviamo ancora altri graffiti in case recentemente ristrutturate. Siamo ancora in piazza Yolanda, è un vero e proprio scempio, una cosa incredibile, non ho parole. Ed eccoci all'inizio di via Versorone, vicino all'albergo Il Laghetto, l'ennesimo fabbricato, l'ennesima villetta, l'ennesima proprietà privata danneggiata dai murales. Non hanno risparmiato neppure i mezzi a quattro ruote, ed ecco un murales, un dipinto sopra ad un carrettino, sopra ad un carrello da traino. Quindi altro danno per i privati. Non siamo nel 68 e di quelle che ha fatto storia non possiamo certamente creare un collegamento con gli atti vandalici che hanno colpito Fiumalbo in questi giorni, e non possiamo neppure responsabilizzare nessuno di certo, a meno che non siano stati visti. Certamente quello che mi chiedo io è la stessa ennesima domanda. Abbiamo i ladri che girano indisturbati, abbiamo veniamo colpiti dai ladri, veniamo colpiti dagli atti vandalici ed altre situazioni ancora, che probabilmente direte sono ordinaria amministrazione. Oggigiorno è la punta dell'iceberg su quel che vediamo e leggiamo nei giornali e al telegiornale. Quello che in qualche modo io mi chiedo è: ma torniamo lì, delle piccole telecamere di videosorveglianza non avrebbero in questo caso permesso di quantomeno non, limitare, verificare, vedere, o addirittura dissuadere coloro che avevano queste intenzioni nel dire evitiamo di fare questa cosa perché in quella zona, in quell'area, ci sono le telecamere di videosorveglianza. Quindi, a meno che non si vada completamente incappucciati, e allora cambia il concetto, ma cambia anche il concetto che è facile evidentemente vedere e riconoscere dalle caratteristiche fisiche piuttosto che dalla camminata un soggetto, o altrimenti con altissima probabilità questo episodio non veniva ad essere compiuto, o veniva ad essere compiuto trovando coloro che hanno effettuato questi danneggiamenti. Questo è il concetto. Buona giornata a tutti e lascio a voi la valutazione su l'ennesimo episodio fiumalbino.